Siamo con l'onorevole Giovanni Burtone, politico catanese di lungo corso, già deputato alla Camera, europarlamentare e candidato alle primarie del PD del 30 dicembre per le prossime politiche del 24 febbraio. Ecco, onorevole, il suo partito ha fortemente voluto queste primarie, questo strumento di democrazia diretta, soprattutto per far fronte a quelli che sono i limiti del porcellum, che è l'attuale legge elettorale, appunto. Io avrei voluto la riforma elettorale, mi sono battuto per inserire le preferenze, la riforma è stata bloccata soprattutto dal centrodestra. Il Partito Democratico però pone un'alternativa, dà la possibilità a coloro i quali hanno partecipato alle primarie per scegliere il Premier il 25 novembre e 2 di dicembre di tornare il 30 dicembre nei gazebo per indicare i candidati parlamentari che debbono rappresentare i territori all'interno della lista del Partito Democratico. È un atto di democrazia molto importante, ecco perché stiamo sollecitando la partecipazione. Ecco, lei ha parlato del centrodestra. A livello nazionale, diciamo che l'unica cosa certa in questo momento è la grande confusione, soprattutto nella mente di gran parte del elettorato. Quindi da Berlusconi che riscende in politica, a Monti che sale, a Grillo, a Bersani c'è una gran confusione. Appunto, lei che idea si è fatto di questo grande calderone, diciamo? Io penso che ci sia veramente il rischio di riproporre il teatrino della politica, che i cittadini rigettano perché considerano sbagliato che tutto venga chiuso nell'ambito del palazzo. Il Partito Democratico ha fatto una scelta differente, ha predisposto una prima bozza di programma, c'è un'alleanza con alcuni partiti del centro-sinistra, con i socialisti, con il SEL, mentre nel centro-destra per ora si naviga a vista, non si capisce se il candidato sarà Berlusconi o qualche altro. Avevano parlato anche loro di primarie, però la partecipazione nel partito aziendale non esiste. C'è un padrone, il rischio è poi che si crei un'aggregazione eterogenea attorno a Monti che doveva avere un valore soprattutto di presenza tecnica nella politica, perché noi lo abbiamo appoggiato in un momento difficile per il paese per dare risposte E ai su Grillo problemi. invece? Grillo, a me pare che certamente abbia canalizzato voto dei giovani, ma anche molta protesta. Debbo dire che questo sistema di tenere molte cose nascoste, coperte, non aiuta la democrazia e quindi noi pensiamo che non sia assolutamente accettabile che ci sia una partecipazione alla politica senza regole certe. Il movimento di Grillo, a me pare, lo dico con grande rispetto di coloro i quali hanno votato e vorranno votare anche Grillo, a me pare che queste caratteristiche democratiche non abbia. Ecco, venendo proprio a Grillo, l'exploit delle recenti regionali è stato appunto il cosiddetto boom appunto di Grillo. Riguardo appunto alla politica regionale, che idea si è fatto di questo primo periodo del governo Crocetta e diciamo a livello nazionale come vedrebbe un'alleanza fra PD e UDC che in Sicilia di fatto ha vinto le elezioni? Intanto a me pare che Crocetta stia facendo bene, che sia un presidente che sta dando voce ad una Sicilia diversa, che vuole cambiare. Sì, probabilmente Crocetta sta indicando all'opinione pubblica nazionale i temi che vorrà affrontare. Alcuni segnali li ha già dati. Facciamolo lavorare, sosteniamo Rosario Crocetta in questo sforzo difficilissimo di cambiare la Sicilia, di mettere in moto l'economia, di creare con la produttività nuovo lavoro, soprattutto ai nostri giovani. In Sicilia c'è un'alleanza PD-UDC. Nel paese noi abbiamo fatto una scelta diversa, ci alleiamo con altri partiti della sinistra e quindi creiamo il centro-sinistra. Non è detto però che nel futuro, se ci sarà bisogno per la governabilità del paese, che non si possa anche avviare un dialogo con le forze di centro. Tutto però deve essere ben chiaro, non può essere un accordo di potere. Noi speriamo che gli italiani ci diano
in numeri per poter governare. Ma per ritornare a Crocetta, io credo che la cosa più importante che Crocetta abbia fatto in Sicilia in questi pochi giorni, in queste poche settimane che lo hanno visto protagonista da presidente, sia stato quello di ridare dignità e orgoglio di essere siciliani, perché lo abbiamo visto battagliare in qualche trasmissione televisiva, nei dibattiti con altri, e ha ridato slancio alla dignità della Sicilia. Ecco, per concludere invece una battuta su Catania. Lei è stato candidato a sindaco per la città etnea. Ecco, chi è secondo lei l'uomo giusto per Palazzo degli Elefanti? Magari tra uno tra Bianco e Berretta? Ma guardi, io penso che Catania abbia tanti problemi che con l'elezione di Stancanelli non si siano risolti. Bianco ha fatto molto bene a Catania negli anni scorsi. È ancora un protagonista della vita politica, ha rinunciato al Parlamento nazionale perché vuole dedicarsi a Catania. Mi pare la persona giusta per rilanciare anche Catania, per ridare a Catania dignità, un impegno nuovo che possa servire veramente per avere una città così come l'abbiamo vista negli anni in cui Enzo Bianco ha governato. Grazie, onorevole. Grazie a voi.